Non si può partire in relax dei blocchi, capite? Come hanno fatto loro adesso tutti quanti, no? Sono partiti mettendo un impegno rispetto al massimo 50%. Escono delle partenze che non sono delle partenze, quindi dovete essere consapevoli che quando si sta sui blocchi, siccome il corpo è ancora molto più inclinato in avanti, per accelerarlo velocemente bisogna spingere, quindi bisogna innescare un dinamismo elevato, bastano anche due appoggi, tre appoggi, però devono essere dinamici, d'accordo? Pure le scarpe, come fai queste scarpe? Allora, andiamo tutti dietro così velocizziamo un po'. Io vi dico i vostri posti, voi vi piazzate, pronti e si parte, d'accordo? Insieme tutti. Gli altri? No, guardate se fanno qualcosa che non vi quadra troppo, dopo che hanno partito glielo dite, ognuno di loro, ok? Sceglietevi uno di loro. Spalle perpendicolari alla linea di partenza. Pronti? Via! Ok, basta! La partenza è qui, non è lì! Se correte veloce lì e qua non avete fatto niente. Forza, chi vuole partire? Dai! Forza! Forza! Veloci, provate! Lì sto vedendo, non so se voi state vedendo, che quel discorso del piede che non deve cedere. Quindi vi invito a tenere il piede, arrivare in punta e non cedere. State arrivando così a terra, eh? Chiaro? No, ma non vi dovete mettere però, dovete misurare dietro i blocchi. Due piedi e tre piedi, forza! Va bene, no? Va bene quello. Ok. Se va bene il primo, va bene anche il secondo. Uno, due e tre, va bene, sì, dai. Allora, ricordate quello che abbiamo fatto stamattina? Ehi, quando si arriva, intanto facciamo un po' quello schippettino che vi siete dimenticati, forza, schippettino a busto basso, forza, e ginocchia, busto basso, oh, busto qui, così, dai, forza, busto basso, oh, piedi bassi, mannaggia la miseria. Allora, dovete fare uno schippo dandovi delle ginocchiate sul petto, tenendo il busto quasi orizzontale al terreno, forza. Quindi mettete il busto orizzontale al terreno e poi le ginocchia più alte possibile sotto il petto, via. Alte, alte ste ginocchia, perfetto. Ricordate questa azione e fatela qui però spingendo. E ricordatevi che nei primi appoggi i piedi arrivano in punta e non cedono. Ai propri posti. Palle perpendicolari alla linea, sguardo a terra, pronti, giù, perché non sei salito? Al tempo, dietro, lui sei rimasto, quando è pronti bisogna salire col bacino verso l'alto. Pensavo... Dietro, si ripete per colpa sua, poi non vedete con lui. Sono così, pronti, si sale, si eleva il bacino e si arretrano i talloni, ok? Non ero pronto. Alza la mano. Allora, ai propri posti. Pronti? Giù, bisogna arretrare i talloni, giù, andate giù. Al tempo. Però state giù. No. Che cosa ho detto? Andrea.
E come eri? Sorry, le mie ginocchia non sono, prima. Le mie ginocchia non passano. Perché? Per dei problemi. Faccio 4-5 volte. Ok, dai. Forza che si parte adesso, eh. Quando andate sul pronti, tutto il piede deve poggiare sul blocco. Le mani nella corsia numero 4. Vabbè, mo li facciamo partire. Pronti? Via! Oh, vedi che iniziano a scattare.